Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo, in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Stamattina sono in via Lazio dove c'è questo campo, questo tendone, questa serie di soldi pubblici spesi, e parliamo di davvero tanti, tanti, tante risorse economiche, tanti soldi pubblici spesi. E poi abbandonate. La storia di questo campo io non ve la racconterò perché è davvero incredibile. Si è speso una valangata di soldi, poi si è chiuso. Dopodiché, adesso questo campo viene smontato pezzo per pezzo, sì, perché ci sono vandali che saltano dentro e si vendono a ferro. Quindi una struttura costata diverse centinaia di migliaia di euro viene venduta a pezzi di ferro a 1, 2, 3 euro. Dove sono le istituzioni? Dove sono il sindaco, gli assessori, tutta questa gente che fa i post, fa le interrogazioni? Anche qua lancio una provocazione ai nuovi consiglieri comunali. Anziché fare interrogazioni su cose tutto sommato comuni, basilari, essenziali, direi l'ABC. Perché non ci si interroga perché quest'area costata tanti soldi pubblici, tanti denari pubblici, è chiusa e viene vandalizzata senza che ci sia qui neanche la minima passaggio di polizia municipale? Come mai quest'area viene adibita a scarico di rifiuti? Fortunatamente, devo dire, anche sotto nostra pressione, una volta che il circo è andato via, hanno messo questo masso, ma vorrei ricordare che quest'area è rimasta accessibile a chi che sia con le auto, per cui tutti questi rifiuti sono stati buttati là sotto alle mie spalle, vedrete ulteriori accatastamenti di rifiuti. E allora io sono stanco. Ma davvero è una situazione oramai diventata incresciosa, davvero non ci sono più parole, ma non ci sono neanche da puntare il dito contro qualcuno. Sicuramente i vandali, gli sporcaccioni, ma il primo dito da puntare non è a queste persone zozze che vanno condannate senza ombra di dubbio. Il dito da puntare è contro le istituzioni, persone pagate per gestire il bene comune. Adesso con la nuova rivoluzione degli stipendi, queste sono persone che prendono botte da 8, 9, 10 mila euro al mese, e poi assistiamo a tesori pubblici chiusi, chiusi, ma soprattutto vandalizzati. Io non posso andare ovviamente oltre al cancello. Però se venite qui in via Lazio vi renderete conto come ad esempio la struttura tensostatica. Vediamo se riesco. Allora, però devo girare la telecamera. Vediamo se sono bravo. Vediamo, vediamo. Se giro la telecamera. Ok. Vediamo se riesco a zoomare. Allora, questa è la struttura tensostatica. Come vedete, si vede la luce dopo la struttura, quindi è totalmente lo scheletro stato spolpato. Sì, voglio usare il termine spolpato. Tutto quello che era in ferro dentro, ignoti, vandali, se lo sono smontato, smantellato nottetempo o di giorno, perché è indifferente, e poi se lo sono venduti. Qualcosa che è costato diverse centinaia di migliaia di euro ai cittadini siracusani è stato venduto al mercato, suppongo ci sia un mercato nero, per poche decine di euro, nel silenzio e nella complicità delle istituzioni. Bene, io mentre ero in ferie feci un post dove scrissi che al mio rientro sarebbe stata mia intenzione, insieme ad altri concittadini che vogliono aiutare, provare ad avanzare delle proposte di gestione di quest'area, di questo campo. E lancio un appello.
a quei concittadini che mi avevano risposto, dando disponibilità, residenti a Mazzarona, Grotta Santa, ma anche in altre zone della città. Sediamoci a un tavolo, possiamo chiedere l'incontro al sindaco, come già abbiamo fatto in passato, che non ci vorrà incontrare, all'assessore al ramo, che vedo che è molto attivo. Sì, ma vede, caro assessore, lei che prende 7, 8, 9 mila euro al mese e fa una cosa che dovrebbe essere la manutenzione ordinaria, poi scopro che dopo 15 anni viene fatto invece, ma negli ultimi 15 anni gli assessori prima di lei cosa hanno fatto? Bene, io le faccio un applauso, però adesso sediamoci e cominciamo a parlare di cose serie, di cose impegnative, non l'ordinario manutenzione. Qua parliamo di straordinaria situazione, di incresciosa politica, mala gestione, userei il termine malaffare. Incontriamoci, Mosca, e parliamo di gestione. Cominciamo a parlare di sviluppo, di futuro della Mazzarona e non delle decine, centinaia di migliaia di euro in determine che poi fanno il malaffare. Perché quello che avete prodotto in questi anni di amministrazione, questo è il risultato. Io sono stanco, ma davvero molto stanco di fare queste dirette. Mi piacerebbe fare dirette sul treno del barocco, mi piacerebbe, e invece no, devo fare queste dirette perché questa è la città dove vivo, dove ho intenzione di continuare a vivere e dove ho intenzione di cambiarla, migliorarla insieme ai miei concittadini. Basta con la mala politica, basta con le politiche delle promesse, delle chiacchiere, faremo, diremo, vedremo. C'è bisogno di un cambiamento vero. Vabbè, ma ogni cosa a suo tempo. In questo momento prendiamo il toro per le corna e vediamo di cominciare a raddrizzare questa città che non funziona e noi delle chiacchiere della politica non abbiamo nulla a che fare. Codice stazione di oggi 29:30. Si vincerà lunedì 21 un buono Amazon da 10 euro. Buon fine settimana a tutte e a tutti a Salvo Russo. Ciao!